Ciao raga, benvenuti in questo nuovo video. Come state? Oggi sono super in ritardo, ma nonostante questo ritardo ho deciso di prepararmi con voi per una festa a tema cartoni a casa di una mia amica. È la prima volta che un qualcuno di mia conoscenza organizza una cosa del genere e sono esaltatissima, anche perché ho sempre visto le altre persone oppure nei film dove ci sono queste feste bellissime a tema o di cartoni o tema Disney, e mi piace tantissimo come cosa. Ho scelto con tanta fatica e dopo tanto tempo il mio costume per questa sera. Ci ho messo un bel po' anche perché quelli che volevo fare già qualche mia amica l'aveva scelto, ma ho trovato un bel costumino che sinceramente era da tanto che volevo provare a ricreare. Tra l'altro ho pure girato dei negozietti per trovare cose carine, particolari, ma non ho trovato niente. Sì, ho trovato i classici costumi che utilizzano tutti, ma volevo provare a fare un qualcosa di diverso, che non è che lo trovi in giro, cioè te lo crei a casa con le robe che già hai. Così ho fatto. Oggi mi vestirò da Stella di Winx. Oh mio Dio. In realtà però volevo fare Bloom, ma purtroppo non ho trovato la parrucca rossa, anche perché avevo più outfit sull'azzurrino blu. E invece ho trovato soltanto la parrucca bionda, c'era questa e una tipo color castano come i miei capelli, ma ho optato per questa. Spero venga bene. Allora, l'idea c'è, parrucca c'è, ali ci sono, il vestito c'è, ma queste ali quanto sono belle. Me le ha prese la mia migliore amica con Marta il giorno del mio compleanno, sono molto belle, solo che mi sa che avevo rotto l'elastichino qua dietro. Spero di riuscire a metterle dopo senza romperlo nuovamente. Vi faccio vedere pure un'altra chicca che non vedo l'ora di mettere, e sono questi glitter. Guardate che belli questi, e le attaccherò sugli occhi, dopo vediamo che cosa creare. Iniziamo subito. Mi sono struccata, iniziamo a mettere una bella crema idratante. Visto che ho la pelle un po' secca con questo freddo, sinceramente è già migliorata rispetto a 2 settimane fa. Vi ricordate che ce l'avevo secchissima? Infatti mi avevate consigliato di idratarla un pochino, perché sennò poi tra qualche anno mi ritrovo con la pelle tutta rovinata. Altri errori che faccio? Volete sapere cosa faccio? Mi capita molto spesso di andare a letto truccata. Lo so che è sbagliatissimo, mi raccomando, non fatelo. Però piano piano sto cercando di migliorare anche questa cosa. Cioè, più che altro mi addormento la sera e quindi di conseguenza poi vado a letto subito, mi dimentico di struccarmi. Ora sì, che bella idratata. Tra l'altro, come al mio solito, sapete che sono un po' sfigata, questa mattina sono andata a comprare le cose per il make up di adesso. Ero convinta di aver preso un'acqua micellare, in realtà ho preso tipo una cosa da mettere dopo il latte detergente. Infatti adesso mi stavo struccando, guardo, ma il trucco non va via, non va via. Infatti guardate che qua sotto sono un po' nera. Guardo e c'era scritta un'altra cosa, tutt'altro. Io ho preso veramente un tonico viso. Iniziamo dal fondotinta, sempre questo di Dior che mi piace tantissimo, cioè mi copre un sacco. Ho delle occhiaie assurde, in più sono tipo 2 giorni che non sto molto bene, cioè mi sento proprio affossata, ho la nausea. Non so che cosa mi succede, vabbè, dovrei forse andarmi a far controllare. Infatti non è che ero proprio in vena di andare questa sera, solo che come posso rifiutare un invito del genere? Sapete che poi io impazzisco per queste feste. E quindi anche se sto un po' malino ho deciso di andare. Se poi la cosa peggiora, vabbè, me ne tornerò a casa, cosa devo fare? In tutto ciò c'è Chloe qua accanto a me che sta dormendo. Ma scusatemi, quando è che mi è uscito sto coso? Boh, questi sono i brufoli da ciclo. Corretto rimesso, passiamo alla cipria. Purtroppo ho sbagliato colore, cioè la ragazza di Kiko mi ha consigliato un colore un po' troppo scuro, e quindi diciamo che la vado a mettere qua sulle guance e faccio anche un po' di contouring. Cioè, guardate quanto colora rispetto alla mia carnagione. Adesso terra.
Dopo andiamo a mettere naturalmente un po' di blush. Terra messa, andiamo a mettere adesso un po' di blush, sempre questo della Benefit, così rendiamo un po' più rosa il nostro viso. Andiamo a mettere un po' di ombretto bianco sulla palpebra, così iniziamo a creare il nostro make up. Alla fine sono proprio gli occhi che fanno tutto. Prendiamo questa palette che me l'aveva regalata il mio amico Christian. L'altro giorno l'ho ritrovata a casa dei miei genitori, ero convinta di averla portata qua e invece no. Guardate che bella, non so se ve la ricordate. Qua vedo proprio due begli arancioni. Questo è brillantinato e questo no. Andiamo a prendere questo. Voglio fare proprio degli occhi sull'arancione, perché alla fine Stella è truccata così. Mettiamolo pure sull'altro. A questo punto però inizio a prendere il mio specchietto. Avevo dimenticato pure questo a casa dei miei genitori, me l'aveva regalato Adriana Pink. Bellissimo e comodissimo. Adesso andiamo a prendere quest'altro arancione, quello senza brillantini, e lo mettiamo all'esterno della palpebra. Vado a prendere questo colore più scuro, così riesco a fare meglio la punta di qua. Avrei dovuto mettermi dello scotch qua, così da riuscire a fare la linea perfetta, perché anni fa mi ricordo che ogni tanto mi capitava di mettere lo scotch, che così il make up veniva molto più preciso. Però vabbè, dai, tutto sommato oggi non è venuto malissimo. Ho un ombretto della Kiko numero 07. Mi sa che serve un altro po' di arancione, andiamo a metterlo però qua sotto. Sono in ritardo, lo ammetto, sono in ritardo. Eyeliner. Facciamo al volo le sopracciglia, anche perché non vedo l'ora di arrivare alla parte finale, che metto i brillantini sugli occhi, le perline volevo dire. Vorrei mettere le ciglia finte, solo che ci metto troppo e sono molto ma molto in ritardo, e tra l'altro non so nemmeno se ho scelto un bel modello di ciglia finte, quindi per sicurezza evitiamo prima che rovino tutto il make up. Mi piace molto. Andiamo a completare il make up con un bel rossetto, però io lo metterei un po' più chiaro. Ho appena visto che ha un rossetto un po' sull'arancione, andiamo a provare questo, non vorrei che però è un po' troppo scuro, vediamo. No, a meno che non lo vado a mischiare con un altro sul rosino, ma proviamo a mettere questo intanto. Proviamo con questo. Raga, decisamente. È arrivato il momento che più mi piace. Iniziamo con i nostri brillantini. Il make up è venuto benissimo, ma io direi di aggiungere altri due brillantini. Raga, altra chicca, brillantini. Anni fa mi ricordo che quando andavo a ballare mettevo un sacco di brillantini. Raga, bellissimi, mi piacciono un sacco. E adesso mettiamoli pure da questa parte. E adesso proviamo la parrucca, raga, imbarazzante. So già che sarà orribile, orribile, perché a meno che non si prende una bella parrucca seria, le altre fanno tutte schifo.
stella in realtà la frangia, ma come posso tagliarla? Cioè sicuramente se la vado a tagliare poi i capelli secondo me spuntano così. Ci vediamo tra poco. Raga, imbarazzante. Ma io mi chiedo, se voi dovete vendere delle schifezze così, non vendetele, vi prego. Cioè abolite tutte le parrucche così. Beh, adesso risolviamo il tutto facendo dei codini, i tipici codini di Stella. E poi ci cambiamo. Che tresciata. Chloe, la mamma. Sì, adesso si è svegliata, hai dormito tutto il pomeriggio, amore. Comunque guardate che belle che sono le ali. E direi che sono pronta per la festa a tema cartoni. Dai, per carnevale va bene, per essere un costume creato all'ultimo momento, secondo me, dai, è perfetto. Un bacione grande grande, buon carnevale a tutti e ciao!